Come gestire una ex opportunista? Questa domanda nasce da un sondaggio fatto su Instagram dove chiedevo alle persone che mi seguono, ai miei followers, tra l'altro se mi vuoi seguire qui trovi il mio account Instagram, vai e followa, dove ogni tanto faccio una sorta di domanda e risposta, dove ogni tanto chiedo suggerimento appunto per questi contenuti che pubblico sul canale. E in una di queste domande molto particolari arriva questa domanda: come faccio io a gestire una ex opportunista? Cioè una ex che in qualche modo magari sfrutta, magari insomma trae vantaggio dalla presenza mia nella sua esistenza. Come si deve gestire questa roba qua? E in questo video cerchiamo di capire come la gestiamo, perché non è affatto banale. Intanto io ti do il benvenuto su questo canale, io sono Teo e aiuto gli uomini come te nel loro difficile percorso di riconquista. Nel tempo sono diventato il punto di riferimento in Italia per quel che riguarda la riconquista della ex, e affinché tu possa entrare un po' più nel mio mondo ti invito a guardare giù in descrizione, perché c'è una sorta di mini corso che ho preparato per te e soprattutto trovi un sacco di altro materiale, tra cui podcast, interviste ai miei vecchi clienti e tantissime informazioni che ti possono aiutare a ottenere questo risultato così ambito in questo momento. Quindi appena finisce questo video mi raccomando vai giù. Inoltre, se ti va, iscriviti al canale e attiva le notifiche, perché così ti arriverà una notifichina ogni volta che andrò live, ogni volta che andrò in diretta e ogni volta che interagirò appunto con il pubblico. Quindi mi raccomando. Dicevo, quindi, una ex opportunista. Come la possiamo definire questa cosa dell'opportunismo, no? Come possiamo in qualche modo catalogare questa caratteristica? Grosso modo, una ex opportunista assomiglia un po' a questa immagine. Una ex che esce dalla relazione per tutta una serie di vantaggi che lei sente di avere, rientra nella relazione per tutta una serie di vantaggi che lei sente di avere. Quindi magari io, interpretando Carlotta, la ex di Mario Rossi, che cosa faccio? Esco dalla relazione per ottenere tutta una serie di risultati miei personali, che sono quelli di varietà, che sono quelli magari di essere stimolata da altri punti di vista, del fare qualcosa di diverso, perché prima mi sentivo intrappolata, non valorizzata e via dicendo. Quando questo giochino legato all'attrazione verso il mondo esterno funziona, allora io sto appunto cogliendo le opportunità che il mondo esterno mi dà, che non hanno strettamente a che vedere con altre relazioni. Attenzione, l'attrazione per un qualcosa, come anche il concetto di seduzione, se noi andiamo a vedere la definizione della Treccani, probabilmente, se non mi ricordo male, condurre a sé, quindi anche un oggetto può condurre a sé, quindi anche un oggetto può essere seduttivo, una situazione, cioè non per forza di cosa una persona. Quindi io, nei panni della tua ex, vedo delle opportunità e mi ci tuffo su quelle opportunità. Qual è il principio però dell'attrazione? Questa cosa funziona un po' a 360 gradi. È che l'attrazione prima o poi si ammoscia, si sfloscia come sentimento, come emozione. Io sono attratto da una cosa, quando quella cosa poi ce l'ho diventa abbastanza normale e banale, che diventa una cosa alla portata di tutti, diventa una cosa sì che è lì, un po' mi è concessa, va bene comunque. Okay? E quando questo accade, quando io sono attratto da un qualcosa, quel qualcosa viene in qualche modo soddisfatto, ecco che lì semplicemente mi decoinvolgo. Per me quella roba diventa normale, ok, qual è il prossimo capitolo? Ok, funziona un po' così. Quindi io vado fuori, colgo le opportunità che ci sono fuori, e una volta che le opportunità che ci sono fuori le ho colte e rientro un po' nella normalità, allora vedo che nella vecchia relazione che ho lasciato andare ci sono delle altre opportunità. Oppure, andando qua fuori, mi trovo in difficoltà perché non avevo preso in considerazione tutta una serie di sfaccettature che, ahimè, mi si sono rivolte contro, e quindi torno verso il cogliere delle opportunità all'interno della relazione. Questo schema, spiegato in questo modo, fa emergere sicuramente tutto il popolo, tutto fa emergere un amore, già mi immagino la miriade di commenti, ma se una è così, allora mandala a cagare perché è solo una che ti sfrutta, bla 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 bla. Facile a chiacchiere, facilissimo nei commenti a chiacchiere, facilissimo. Facile, facile, facile. Voglio vedermi nel mondo reale. Nel mondo reale questa cosa accade, a volte è così plateale per come te l'ho raccontata, alle volte è molto meno plateale, è molto più sottile, molto più, come dire, molto più subdola come cosa. Non è un qualcosa di così palesemente visibile. Se poi aggiungiamo a questo, diciamo, a questa portata di primi piatti, aggiungiamo dei contorni, dei secondi che hanno a che vedere con le emozioni che il povero Mario Rossi prova in
quel momento di rottura, di separazione, ecco che abbiamo un pasto fantastico dove aggiungiamo semplicemente una ciliegina sulla torta, dove questa cosa è l'assoluta normalità. Mi è capitato più di una volta di avere clienti molto facoltosi con delle ex che vivevano un po' alle spalle di questi miei clienti, nel senso che erano mantenute, che va benissimo che sia così. Nel momento in cui la scelta è consapevole, nel momento in cui una persona sceglie di rimanere a casa, badare ai figli, alla famiglia, a pulire casa e quant'altro, non c'è nulla di male, perché questo fa da acceleratore per l'uomo per tutta una serie di risultati. Va benissimo che sia così. Qual è il problema? Il problema subentra quando la ex, quando lei in questo caso, fa questo gioco del dentro fuori, dentro e fuori, per tutte le opportunità e per tutti i vantaggi che questo ne deriva. Se noi partiamo dal presupposto che questa roba qua è normale, semplicemente, quindi partiamo dal presupposto che questa roba qua è normale, facciamo finta che questa roba qua sia normale, qual è la variabile che cambia un po' le carte in tavola? Sei tu, cioè la tua capacità di scindere quello che è il dispiacere provato dal non dare una mano dalla responsabilità che tu hai nella relazione. Perché se tu non scindi questi due aspetti, rischi di trovarti cornuto e mazziato, rischi di proiettare delle aspettative sulla persona che la persona non è in grado di soddisfare, rischi di esporti nel dare delle opportunità, nel concedere tutta una serie di cose, aspettandoti che finalmente ti arrivi quella famosa carezza, quel calore che tu ambisci da tanto tempo, bene, non ti arriva, o ti arriva uno schiaffetto, un buffetto, e quindi lei poi dopo va a cogliere opportunità in altri lidi, in altri posti, da situazioni ulteriormente esterne. Questo discorso è abbastanza complicato, perché il gestire una ex che in qualche modo ha sviluppato questa caratteristica di opportunismo, innanzitutto ti deve, cioè la gestione di questa persona deve partire da una propria gestione interna. Tu dici, ma come? In che senso deve partire da una gestione interna? Ecco sì, deve partire da una gestione interna, perché tu hai permesso, quindi hai co-creato questa realtà. L'altra persona, magari di indole, ha questo tipo di orientamento verso l'opportunismo, mettiamola brutta com'è. È altrettanto vero che tu sei stato quello che ha generato, che ha permesso che tale ecosistema venisse solidificato. Non che venisse creato, ma che venisse solidificato. E quindi a oggi non ti puoi lamentare, o quantomeno ti puoi lamentare, ma devi anche prenderti carico e responsabilità del fatto che sei stato tu implicitamente a confermare e ad alimentare quel tipo di comportamento. E quindi che cosa succede, amici miei? Bisogna gradualmente cominciare a mettere dei confini, e sottolineo la parola gradualmente, perché se questa cosa avviene di netto, quindi comincia a mettere tutti i confini uno dietro l'altro in maniera netta e in maniera repentina, l'altra persona ovviamente sguscia via, si deresponsabilizza, scappa, perché su una bilancia opportunità cazzi da affrontare, i cazzi da affrontare hanno più peso, e quindi le opportunità ciao. Mentre se le opportunità ancora rimangono importanti, quindi qua è 100 opportunità e qua è 0 peso, mentre al contrario è 100 peso e 0 opportunità, bisogna andare a dare sicuramente delle opportunità, quindi magari continuare consapevolmente ad alimentare questo tipo di comportamento, ma gradualmente dall'altra parte, qua 95, qua 5, poi qua 90, poi qua 10, piano piano andare a riequilibrare questa cosa, ok? A ricreare una sorta di equilibrio, ma lo si fa gradualmente, perché se lei arriva che vuole cogliere tutte le opportunità a 100 e io gli metto 100 di responsabilità, di confini, di quel che l'è, ok? Qua non è che si va subito a pareggiare, tu dici ho 100 di qua, 100 di qua, allora è pari. No, non funziona così, perché appena tu sollevi da qua in maniera netta di 50, ecco che l'altra persona toglie dal piatto tutto quello che ha messo, ok? Quindi questo è molto importante. Quindi come gestisco la persona che è molto opportunista? Bene, dare sicuramente l'opportunità, capire che sei parte integrante di questo suo opportunismo, perché tu stesso lo hai generato in prima battuta, o quantomeno lo hai confermato. Bene, fatta luce su questo aspetto, cominciamo a ricalibrare le cose. Semplicemente ricalibriamo. Il problema di questa ricalibrazione è un problema che nasce, ahimè, da un proprio aspetto interno, cioè quello del senso di colpa. Cominciare a mettere confini, cominciare a dire di no, cominciare a
mettere dei paletti, questo ha un'influenza negativa su di te, perché questo genera dentro la tua fisicità tanto senso di colpa, ok? E quindi questo è un altro capitolo che si apre, ma non è questo nel posto, nel momento giusto per affrontare questo discorso. Se vuoi affrontare questo discorso, contattami direttamente all'assistenza, ci penserà la mia assistente a, insomma, gestirti eventualmente, oppure vai a questo video qua, noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando, non fare cazzate. Ciao!